Spesso sottovalutiamo quanto è importante la musica nei video, tanto che molte persone vado ad inserire la musica, probabilmente l'hai fatto anche tu, se hai iniziato a fare video da poco, alla fine del video, cioè alla fine della creazione del video, del montaggio, vai a cercare una musica da inserire all'interno del video. Un po' per contorno, ma spesso perché sei abituato a vedere altri youtuber, altri colleghi che fanno video che utilizzano questo metodo, mettono della musica di sottofondo. Nella realtà, quando si va a pianificare un video, forse sarebbe il caso di spendere del tempo nella ricerca della musica prima di fare il video, in modo da avere già un'idea di qual è il ritmo della musica e come dopo andrebbero montate eventuali sequenze o comunque come andrebbero filmate determinate sequenze. Come sai, a me piace andare sul pratico, quindi adesso ti porterò subito all'inizio di questo video una ripresa, un montaggio che ho fatto inserendo due musiche differenti, quindi stesso montaggio video però con due musiche differenti per farti capire in sostanza come la percezione di un girato cambia totalmente in base appunto alla musica che ci vai a inserire al suo interno. A questo punto, compresa quanto è importante la musica all'interno di un girato, di un video,
So già quali sono le domande che tu ti stai facendo o che vorresti farmi. Sicuramente tra le prime domande ti stai chiedendo se si può utilizzare della musica famosa, delle musiche che ascolti per radio o delle musiche che in un dato periodo vanno di moda. Oppure se si può trovare della musica utilizzabile gratuitamente e soprattutto se vale la pena utilizzare della musica che puoi trovare e scaricare in modo gratuito, perché è questa forse la domanda più importante. Online trovi tanti servizi che ti vendono la musica royalty free, o meglio ti vendono i diritti di utilizzo della musica per i tuoi video su YouTube, per i tuoi podcast, per gli usi commerciali, insomma per tutti gli usi dove una musica può essere un elemento necessario. D'altra parte trovi però anche tanti siti che ti offrono e ti mettono a disposizione della musica che puoi scaricare gratuitamente. Ed effettivamente a questo punto la domanda che qualcuno potrebbe farsi è: ma che senso ha andare ad acquistare della musica, pagare un abbonamento per un servizio che ti permette di fare download della musica royalty free, quando ci sono tanti siti che te la mettono a disposizione gratuitamente? In realtà la questione secondo me andrebbe affrontata in un altro modo, non ragionando sul gratuito a pagamento, ma concentrandoci piuttosto sul concetto del diritto di utilizzo, ovvero quando tu ti affidi ad un sito che sia gratuito o a pagamento, la domanda che dovresti farti è: ottengo una licenza, un qualcosa che mi giustifica l'utilizzo di tale musica, o non ottengo questa certificazione, questo diritto di utilizzo della musica? Perché questo è il punto. Di siti che mettono a disposizione della musica gratuita ce ne sono tanti, ma sono pochi quelli che ti mettono a disposizione un certificato, un qualcosa che comprova il fatto che tu hai il diritto di utilizzare quella musica per determinati scopi, perché c'è anche una differenza tra scopi tipo YouTube, video del genere e scopi commerciali. E questo ti potrebbe portare in una condizione di rischio per il futuro, perché ad esempio l'autore da un dato momento potrebbe decidere di non voler più distribuire in modo gratuito tale musica e quindi vuole ricavare dei diritti da tale produzione. E senza citare condizioni estreme come cause legali che riguardano comunque una percentuale molto piccola di casi, e specialmente casi dove si va a fare un uso fraudolento di determinate musiche già coperte da diritti d'autore, nei casi più comuni, prendendo come ad esempio l'hosting YouTube dove tanti pubblicano i loro video, potrebbe succedere che il tuo video, magari un video che hai fatto bene, che ha avuto successo, dai quali anche un ritorno economico, venga banalmente demonetizzato, ovvero i guadagni che tu hai da quel video magari li riceve l'autore della musica, o nei casi più estremi potrebbe succedere che il tuo video venga non tanto cancellato, ma in quanto non più reso visibile all'interno delle tue produzioni. E questo è un danno se ci pensi, perché magari può essere un video che ha avuto molto successo, che ti sta portando tanta roba. YouTube ha messo a disposizione una bella e corposa libreria di musiche ed effetti utilizzabili gratuitamente oppure semplicemente citando l'autore del brano. La trovi, ti metterò qui il link da qualche parte dove puoi trovarla, ed è una bella cosa. Però il problema qual è? Che tanti pensano che tale archivio musicale e di effetti possa essere utilizzato ovunque, cosa non vera. Magari qualcuno prende una musica, fa un video per YouTube e dopo lo vuole pubblicare su Facebook o su Instagram. Ecco che potrebbe scattare anche in quel caso un blocco del video o la rivendicazione dei diritti, perché quei brani si possono utilizzare esclusivamente all'interno della sfera YouTube. E questa è la grande differenza tra i tanti servizi gratuiti ai quali puoi attingere per della musica e i servizi quelli a pagamento, dove paghi un abbonamento per poter utilizzare della musica, o meglio i diritti di utilizzo di quella musica royalty free per le varie piattaforme dove vai a pubblicare il tuo video. Insomma, la differenza sta nel fatto che i servizi gratuiti solitamente non ti danno una comprova di diritto di utilizzo di quella musica, mentre un servizio in abbonamento ti fornisce una licenza di utilizzo. Anche in questo caso di servizi che mettono a disposizione a pagamento le licenze di utilizzo della musica ce ne sono molti, te ne posso citare alcuni: Artlist, Epidemic Sound, Upbeat,
Soundstripe, MusicBed. Ognuno di questi servizi ha dei suoi prezzi, delle sue forme di abbonamento, delle sue licenze specifiche di utilizzo di tale musica per uso limitato, illimitato, per uso commerciale, non commerciale, per sempre, solo per il periodo di abbonamento. Ognuno ha delle sue caratteristiche, però su due sono esattamente uguali. La prima, il fatto che tutti ti forniscono una comprova di diritto di utilizzo di tale musica, quindi hai diritti per utilizzare tale musica nel tuo video, e dall'altra ti forniscono tutti un'ottima assistenza per risolvere dei casi dove tale diritto non viene riconosciuto. Io posso portarti una mia esperienza, ad esempio, che ho avuto con Epidemic Sound. Avevo fatto un abbonamento e quasi subito avevo lanciato il mio video sul canale YouTube. È successo che su tale video ad un certo punto mi è arrivata una segnalazione da YouTube sul fatto che tale musica era stata utilizzata senza che io ne avessi i diritti. Mi è bastato semplicemente, perché ero consapevole di averla presa con un abbonamento attivo su Epidemic Sound, mi è bastato andare a contattare l'assistenza di Epidemic Sound, segnalare il problema e loro veramente in un modo rapidissimo, credo nell'arco nemmeno di un'ora, mi sono trovato con il video sbloccato con tale segnalazione tolta e io avevo tutti i diritti di utilizzo di tale video, con tante scuse anche da parte di Epidemic Sound. Insomma, sono dei casi limite, a me è capitato in tanti anni solo una volta e solo in questo caso, ma in modo specifico è stato risolto velocissimamente. Questo perché avevo i diritti di utilizzo, quindi sono intervenuti proprio le piattaforme dalle quali io avevo acquistato tale diritto e sono intervenute per sbloccare la situazione. Per farti capire un po' come funzionano questi servizi, adesso faccio una panoramica veloce sui due servizi che ho utilizzato che apprezzo di più. Uno è Artlist e l'altro è Epidemic Sound. Ed ecco qui il primo servizio che sono andato a utilizzare nel tempo, Epidemic Sound. Non lo utilizzo più, adesso vado a utilizzare Artlist, che te lo farò vedere fra pochi secondi. Ad ogni modo, una volta entrato su questo servizio di Epidemic Sound, trovi subito una serie di selezioni già fatte, dove tu all'interno trovi già una selezione di canzoni now trending, ovvero attualmente in tendenza, eccetera, e quindi hai già una selezione. Dopodiché vedi creato speaks, ads, promotion e trailers, cinematic, corporate, insomma hanno già fatto delle selezioni di musica. Tuttavia puoi anche selezionare le musiche per genere, vedi hip hop, pop acustica, classica, funk, rock, eccetera. Qui è diviso anche in ordine alfabetico tutte le tipologie e generi di musica, oppure il mood, ovvero se vuoi musiche allegre, per immagini, video epici, euforici, eccetera. Insomma, ci sono varie tipologie di musiche divise per moods, appunto. E poi ci sono anche i temi, ovvero vedi per ads promotion, broadcast, cinematic, corporate, popolari, cooking, se vuoi fare video di cucina, fotografia, eccetera. Hanno già fatto una serie di selezioni belle che pronte, insomma cercano di darti una mano ad individuare le musiche più adatte a te. E qui trovi gli effetti, dove puoi trovare appunto i whoosh, classiche musiche, onde, eccetera. Questo è il primo servizio che ho utilizzato nel tempo, ma che non mi piaceva per alcuni aspetti, soprattutto per il fatto che mi vincolava un po' sulle possibilità di utilizzo. Preferisco di gran lunga questo nuovo servizio Artlist, che onestamente lo consiglio. Costa un po' di più di Epidemic Sound, ma secondo me è più vantaggioso perché la licenza è pressoché assoluta. Una volta che tu scarichi una delle canzoni e hai un abbonamento attivo, puoi utilizzarla per tutte le tipologie di produzione e soprattutto per sempre, non hai vincoli, una volta scaricata è tua e puoi utilizzarla. E anche qui vedi le musiche divise per collezioni, qui hanno varie collection già pronte, quelle qua molto molto belle, dove tu entri all'interno e trovi già una selezione di musiche, eccole qui. Qui vedi anche waveform per capire che tipologia di musica sarà, ritmata, più costante, se ha degli alti e bassi, eccetera. Torno sulla pagina iniziale perché anche qui c'è una bella cosa, la possibilità di selezionare le musiche, catalogarle per mood, vedi epico, divertente, amore e via dicendo, ce ne sono tantissime a disposizione, drammatico.
Puoi andare per il tema del video, anche qui, se devi fare dei time lapse, video di educazione, documentari, weddings, fashion, nightlife, genere, ovviamente sì, sono molto simili anche come metodo di organizzazione delle immagini tra Epidemic Sound e Artlist, qui troviamo il genere, e poi ovviamente combinarle, perché ad esempio io posso dire ok, voglio una musica rock, quindi mi seleziona delle musiche rock, scorrendo poi entrano, vengono visualizzate nuove canzoni, dopodiché le voglio rock ma anche che sia un po' funk eccetera, allora, ho questa tipologia di musiche, però non voglio che ci sia in mezzo qualcosa che si avvicina al jazz, e quindi ho tolto, vedi, rock, funk, no jazz, puoi fare questa tipologia di suddivisione. Altra cosa interessante, che è uguale anche per Epidemic Sound, puoi scegliere di visualizzare solo musiche dove ci sono delle voci e le riconosci dal simbolino del microfono, eccolo qui, che viene elencato qui in mezzo, oppure solo strumentali, quindi musiche senza la voce dei cantanti, oppure voce femminile e voce maschile, e dopo ci sono anche altre divisioni, duetti, gruppi, a cappella, eccetera. Puoi anche regolare l'intensità dal punto di vista del ritmo della musica e anche la durata, puoi mettere dei filtri. E questo è il concetto che ti dicevo riguardo al fatto che ti permettono di trovare facilmente la musica più adatta agli scopi di cui hai bisogno. E dopodiché Artlist ti mette anche a disposizione le licenze. Quindi una volta che tu hai acquisito delle musiche, eccole qui, le raccolte, puoi, eccole qua, scaricarti anche la licenza nel caso ti serva o vuoi archiviarla. Ti metterò qui sotto il link per ottenere 2 mesi di abbonamento gratuito ad Artlist, se può interessarti, soprattutto per provare. Una cosa che ti consiglio è prova il servizio almeno per 1 anno, lo provi e vedrai che dopo non ne farai più a meno, perché la facilità e qualità dei prodotti musicali che vai a trovare all'interno di questo servizio è decisamente ottima. Parliamo ora di prezzi e vado a prendere come riferimento i 2 servizi che ho utilizzato nel tempo e che abbiamo visto prima, ovvero Artlist ed Epidemic Sound. Entrambi i servizi viaggiano su un prezzo di abbonamento annuo che va dai 150 ai 200 euro. Si tratta di un prezzo non propriamente economico? Sì, è vero, 150-200 euro all'anno sono dei soldi, una cifra diciamo importante, specie per chi non lo fa di professione. Si tratta di un prezzo che è insostenibile in 1 anno? Assolutamente no, specie se sei sicuro e sei consapevole che la musica è un elemento fondamentale sulle tue produzioni e quindi vuoi avere la garanzia che l'utilizzo di tale musica non ti comporterà subito o nel futuro dei problemi per quanto riguarda i diritti d'utilizzo. A mio parere potresti fare una valutazione ragionando su quanto tempo perdi per cercare e trovare della musica idonea ai tuoi video nel mondo dei prodotti gratuiti, dei servizi gratuiti, delle fonti gratuite dalle quali scaricare queste musiche. Anch'io all'inizio sono andato a cercare della musica gratuita da poter utilizzare nei miei video, ma subito sono andato a crozzare contro delle caratteristiche tipiche di questa realtà, a prescindere che ci sia la licenza o meno, di avere la sicurezza di avere la licenza o meno. Le musiche erano prevalentemente di scarsa qualità, era molto difficile trovare della buona musica, dei buoni contenuti in questi database, in questi archivi di musica gratuita. Ed è anche normale, se ci pensi, se un autore realizza dei buoni contenuti, è consapevole di realizzare dei buoni contenuti, ma difficilmente li rende disponibili in modo gratuito, solitamente cerca di averne un ritorno economico. Dall'altro, come erano catalogate queste musiche, questi effetti in questi siti gratuiti è molto fantasiosa, e questo anche è normale allo stesso modo di prima. Gestire un servizio comporta del tempo da perdere e se non c'è un ritorno economico nel gestire tale servizio, beh, anche il servizio stesso sarà di scarsa qualità. In pratica finivo per perdere veramente un sacco di tempo a trovare della musica di qualità adatta per i miei video. E soprattutto mi trovavo sempre con le solite 3, 4, 5 canzoni buone, e se per certi contenuti video può anche andare bene utilizzare sempre le stesse musiche, capisci bene che per la maggior parte degli altri contenuti, magari quelli un po' più creativi, vedere sempre la stessa musica messa all'interno
della produzione non è bello dal punto di vista del fruitore alla fine. Se cominci anche tu a fare queste considerazioni, e guarda, te lo consiglio, fallo, fa un anno di abbonamento con Artlist, che è il servizio che utilizzo io, che ti consiglio perché è quello che ti mette a disposizione, secondo me, la migliore licenza per l'utilizzo delle musiche disponibili, ti renderai conto anche di quanto è facile trovare della musica di qualità, quanto buone sono le musiche degli artisti che sono all'interno di Artlist. Forse ti renderai conto, dopo un anno di utilizzo, che non ne riesci a fare a meno. Non ne riesci a fare a meno, e ti renderai conto anche che quella cifra che vai a spendere di abbonamento, beh, tutto sommato si risparmia con il tempo, fatica, stress, rompitura di capi nella ricerca di contenuti validi e creativi per i tuoi video, per le tue produzioni. Anzi, cioè, voglio essere proprio sincero e pratico con te. Se nella tua testa c'è l'idea di sviluppare dei contenuti di qualità per le tue produzioni, rimanendo anche solo nella sfera YouTube, bene, quando vai a produrre dei contenuti dai quali magari hai anche un piccolo ritorno dal punto di vista della pubblicità, delle ads all'interno dei video stessi, senza avere i 100.000 follower, i 50.000 follower, i 30.000 follower, ma tanti meno, te ne renderai conto ben presto che il costo di un abbonamento annuo ad Artlist lo recuperi in un mese, in due mesi. Veramente è quasi insensato non sfruttare un servizio di qualità come Artlist per avere delle musiche di qualità che migliorano i contenuti che vai a realizzare e che ti rendono la vita veramente molto semplice. E siamo arrivati alla fine anche di questo video. Se ti è stato utile, se ti ho dato uno spunto sul quale ragionare, ricordati di metterci un like, e ormai che ci sei anche iscriviti al canale e metti un clic sulla campanellina per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni. Ti metto anche qui il link ai miei social network, dove mi puoi trovare, su Telegram soprattutto, su Instagram, dove andrò a inserire dei contenuti e degli aggiornamenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Alessio.